Ciao ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale. Le migliori novità dal mondo dell'arrampicata le potete trovare solamente qui. Vabbè, scusate i capelli, non so perché a un certo punto mi sono addirittura trovato riccio, non so più veramente cosa fare. Penso che tutti abbiate sentito comunque il nuovo decreto, quindi c'è veramente tanta confusione. Io sono un po' negativo, non credo che riusciremo ad andare a scalare, a meno che voi non abbiate una falesia che si trova molto vicino alla vostra abitazione. Io sfortunatamente no, quindi ho pensato a una puntata un po' differente, no? Dato che abbiamo comunque ancora del tempo per stare a casa, quello che vi serve per questa puntata è questo. Penso che tutti voi abbiate questo, penso che tutti voi quando andate, diciamo, a fare le vostre avventure portate con voi il vostro telefono, quindi tantissimi di voi magari fanno delle foto, le lasciano lì, per andarle a vedere devono scrollare tantissimo indietro, magari se vogliono vedere una foto vecchia. Altri di voi invece sono sfortunati, hanno cambiato il telefono, non hanno sincronizzato il materiale e quindi hanno perso le foto. Quello che voglio mostrarvi io è come gestisco, diciamo, il mio archivio. Lo gestisco in maniera molto facile, quindi chiunque di voi può sperimentarlo. Avete tempo, quindi provatelo. Vi chiedo scusa perché nella registrazione dello schermo ho sbagliato il nome a scrivere il nome della punta Dufour, ma vabbè, insomma, dai, spero che possiate passarmi questo errore. Quello che vi consiglio è di non tenere tutto il materiale all'interno del computer, ma di utilizzare un hard disk esterno. Meglio se addirittura avete due copie, in modo tale che se quando siete in giro vi cade l'hard disk, perché è molto probabile, a me è successo, vi cade un hard disk e perdete tutto il materiale e non ce l'avete salvato da nessun'altra parte. Bene, ora basta, andiamo a vedere come gestisco il mio archivio. Partiamo nel vedere cosa c'è all'interno del mio disco e come l'ho organizzato. Allora, io l'ho organizzato così. Io lo utilizzo anche per lavoro, non solo per diletto, quindi ho un sacco di cose. Allora, ho una cartella con scritto media, che è quella che ci interessa, poi ho filmati, viaggi, documenti. Questa qui è quella che ho creato per voi dopo. Una di lavoro, una di Epic TV, Lightroom, questa che vi faccio vedere poi dopo, uno storico e una per il sito web che non ho. Quindi partiamo nel vedere come organizzo la mia cartella media, che è quella che ci interessa. Allora, queste sono, diciamo, più o meno tutte le uscite che ho fatto io negli anni, diciamo quelle dove avevo delle foto interessanti da salvare. Vi conviene salvare, diciamo, partendo dall'anno, il mese e poi, se volete, il giorno. È una cosa molto semplice che però magari tanti di voi non fanno per mancanza di voglia o di tempo, ma vi assicuro che è molto utile. Allora, andiamo a vedere per esempio la cartella che vi ho fatto. Questa potrebbe essere, diciamo, la vostra cartella con le immagini, ne ho salvate un po', ok? Quindi abbiamo magari la vostra uscita che avete fatto all'Alpe di Siusi, un'uscita al campeggio della Marmolada, un'uscita a Cogne a far ghiaccio, Monte Bianco, Monte Rosa, Sardegna, Tre Cime. Ok, vedete che così è tutto casuale, cioè potete metterlo in data di modifica, ma a volte magari voi modificate un'immagine perché volete andarla a ripescare, quindi la ributtate dentro e tutto il lavoro che avete fatto quindi non serve più a niente, perché ve le va a modificare in base alla data di modifica che avete fatto voi e non alla data di aggiunta. Quello che vi consiglio io è, quando voi sapete la vostra data, mettete per esempio campeggio Marmolada, rinomina, ok, l'avete fatto nel 2019 ad agosto, il 20, dal 20 al 25, ok, campeggio Marmolada, ve li segnate per benino se volete mettere le maiuscole e tutte le vostre cose, a me piace. Ok, magari vi ricordate con chi eravate, quindi eravate con Marco, e il motivo del campeggio è stato, che ne so io, per fare delle foto, quindi in grande mettete pic o quello che volete, o foto, è lo stesso. Sardegna, selvaggio blu, ok, rinomina. Qui invece ci siete andati sempre il 19, nel 2019, però dal 10 al 16. Sardegna, selvaggio blu, sempre tutto in grande se vi piace essere precisi, con Luca e Matteo.
questo il motivo per cui eravate andati, era per fare il trekking, quindi mettete trek, ok? Cascate, rinomina, qui siete andati invece il 18 gennaio dal 4 al 7, anche qui mettete in grande, cogne. Qui eravate andati in free solo, quindi non mettete niente. Il ghiaccio io lo salvo come ice, quindi voilà, avete il vostro ice. Qui, Alpi di Siusi, lo faccio vedere, stessa identica cosa, 18, 08, 10. Alpi di Siusi. E qui siete andati per fare... anche qui per fare delle foto, magari al tramonto, quindi pic, ok? Monte Rosa, qua siete andati a fare la punta Dufour, quindi siete andati nel 2017, a giugno, siete stati i primi a farla, il 12 e il 13, ok? Quindi Monte Rosa, a me piace per esempio anche scriverlo Monte Rosa, punta Dufour, ok? E questo io di solito lo salvo, per esempio l'alta montagna la salvo come AM, ok? Alta montagna. L'importante è che magari poi ve li ricordiate, tanto non sono tantissimi, saranno 5 o 6 i motivi per cui andate. Monte Bianco, qui siete andati a fare la normale al Monte Bianco. Siete andati nel 2014, quindi eravate giovani, nel luglio, il 13 e il 14. Ok, Monte Bianco, normale, Ita. Anche questo, alta montagna. Ok. Rinomina, tre cime, comici, qua eravate dei fortissimi scalatori, siete andati nel 2010, il giugno, il 12, tre cime, comici, qui eravate andati con Maffeo con Maffeo, perché sono tutti stesso nome, e questo invece è Climb, io lo salvo come Climb, sempre maiuscolo, che così avete subito all'occhio diciamo di cosa si tratta, e andiamo a posizionarlo per nome, e quindi vedete che è uscito tutto in ordine cronologico, e questo secondo me è il modo migliore, ok? Quando avete un tot di foto, nel senso voi avete un po' di foto della giornata e volete salvarle in modo ordinato. Se invece non avete, diciamo, foto a sufficienza secondo voi per fare una cartella così grande, potete crearne poi una che ho io, che si chiama Activity, ok? Vedete, e ho fatto questo lavoro qui, climbing, hike mountain, ice climbing e skiing. Ok, in modo tale che se io ho delle foto che magari ne ho fatta una sola quel giorno lì, non voglio fare una cartella per una foto, qui dentro ho magari le foto che sono state fatte a me, che non le ho perché le ho ancora da salvare, ho delle foto varie, ok, che magari, boh, nel senso non... ho fatto una foto quel giorno e basta, per esempio questa a Stefano, non vado a fare una cartella con quella foto, ho fatto una foto che sono andato a fare una via e ho solo questa, non vado a fare una cartella, capito? Tornando qui a noi, se vi piace poi modificare le foto, potete all'interno della cartella crearne una con il nome O e una con il nome M, che sta per originali e modificate, ovvero questo è il modo in cui lo faccio io, se a voi vi piace modificare le foto o meno, magari mettete dei filtri o delle cose così,
è molto utile. Quindi cosa facciamo? Andiamo a inserire tutte le foto che abbiamo fatto in originali. Ok, in un secondo momento, quando avremo tempo, andiamo a modificarcele come meglio credete, ok? E quando le riesportiamo le andiamo a mettere su modificate, ok, in modo tale che abbiamo le nostre foto modificate, che sono sempre pronte ad essere postate o ad essere stampate o quello che volete utilizzarle. Però l'originale, se un giorno magari abbiamo, non so, ci passa per la testa di modificarla in maniera differente o vogliamo dargli un altro tocco a quella foto, abbiamo sempre la possibilità di andarla a modificare dal file originale, che non sia quello già modificato in JPEG oppure già quelle modifiche che avevamo apportato. Ottimo ragazzi, spero che sia stato interessante per voi, magari fatemelo sapere qui sotto con un commento. Nella prossima puntata pensavo magari di darvi due dritte su come editare delle foto, perché a volte magari non siete soddisfatti della foto che avete fatto dal telefono, ma fidatevi che con i telefoni che ci sono oggi, o meglio ancora se avete una macchinetta, si possono ottenere dei risultati veramente molto soddisfacenti. Magari vi mostro quindi come editare una foto nelle varie situazioni che ci si trova poi in montagna, quindi magari una su ghiaccio, una su roccia, una in alta montagna, magari anche una di paesaggio. Fatemi sapere se può essere interessante per voi qui sotto e vi auguro una buona settimana e noi ci vediamo venerdì con un altro episodio di Spazio Verticale. Ciao a tutti ragazzi.